Nel territorio riminese si sta creando un brutto braccio di ferro tra vari enti, tra il comune, la sovrintendenza e sono coinvolte le categorie commerciali riminesi, le categorie in particolare i commercianti e gli esercenti, i pubblici esercizi del centro storico di Rimini. È stato portato avanti un accordo che è stato concertato sia con il comune sia con la sovrintendenza, le cui scelte tecniche ed estetiche sono state appunto oggetto di valutazione e concertazione anche di quest'ultima. Sono stati realizzati dei dehors proprio per consentire ai commercianti di poter ampliare la propria attività. Questi dehors sono stati creati seguendo le linee date dal comune, le linee estetiche, con un'armonizzazione del decoro urbano, hanno reso in un qualche modo il nostro centro storico anche più fruibile, stanno dando un'opportunità in più ai nostri pubblici esercizi, al centro storico, di risollevarsi da una situazione di crisi che conosciamo bene, crisi dovuta sia alla crisi strutturale che ha colpito il nostro paese, ma crisi anche dovuta al cambiamento del modello del commercio, sia per l'avanzata dell'online, sia anche ovviamente per la presenza che abbiamo sempre denunciato di troppi centri commerciali nella zona. Questi dehors creano un ambiente in cui i riminesi si possono ritrovare e quindi indirettamente possono agevolare non solo le attività che li hanno installati, ma anche tutto il commercio del centro storico. Bene, ad oggi si sono ritrovati purtroppo questi esercenti che hanno investito in queste strutture a doverle smontare. Capisce, assessore, che è una situazione complicata perché la legislazione in merito è complicata, però era stato dato un ok, era stata fatta una concertazione anche con la sovrintendenza che oggi contesta queste strutture. Quello che lamentano i commercianti, ovviamente, oltre al danno economico che hanno subito e all'impossibilità poi di poter sviluppare ulteriormente il proprio giro d'affari e la propria clientela, quello che lamentano è anche la complessità ovviamente della normativa e i vari enti che vengono coinvolti, che a volte si trovano in una situazione anche di conflittualità proprio dovuta alla estrema burocratizzazione del settore e alla confusione in cui si trova spesso un imprenditore e che poi rischia di danneggiarlo magari per un particolare trascurato o involontariamente dimenticato nell'applicare poi le norme. Noi chiediamo ovviamente alla Giunta che agisca per poter far sì che si risolva questa situazione, ovviamente nel limite dei propri poteri e delle proprie competenze. Capiamo che la legislazione è molto complicata e che questa situazione non è semplice e il nostro ente tutto sommato ha dei poteri anche limitati, ma crediamo che in questo momento tutte le forze che governano la nostra regione debbano in qualche modo riuscire a far sì che il commercio non venga ulteriormente penalizzato. La regione non ha competenza rispetto alle scelte delle amministrazioni comunali in materia urbanistica, secondo il ben noto principio di sussidiarietà. Si è comunque ritenuto di contattare il Comune di Rimini, chiedere allo stesso qualche chiarimento in merito alla disciplina dei dehors nel loro regolamento e ci hanno informato che sotto il profilo edilizio l'amministrazione ha appena adottato la variante RUE con cui ha chiaramente disciplinato alcuni elementi costitutivi delle opere appunto di cui si tratta. In particolare l'articolo 98 adottata con delibera del Consiglio Comunale 64 del 17 ottobre del 2019 contiene la disciplina delle dimensioni di alcune opere quali pergolati, gazebo e tende appoggiate, chiarendo anche il percorso amministrativo da seguire per la loro installazione. Ciò però non toglie che nell'ambito dei procedimenti descritti permane l'obbligo, qualora sussistono vincoli storici architettonici, di ottenere e non solo richiedere il parere della competente sovrintendenza. Grazie assessore per la risposta. Come dicevo già nelle premesse, io capisco che la competenza della regione sia limitata, comunque ritengo corretto aver chiesto un parere al Comune di Rimini. Quello che vogliamo sollevare noi oggi è un problema metodologico, cioè non si può mettere una categoria commerciale in ginocchio perché
prima si dà un ok, i lavori partono, è stato fatto un lavoro oltretutto eccellente da parte dei nostri imprenditori locali che hanno mantenuto una linea anche estetica uniforme in tutto il centro storico, proprio per aiutare anche il Comune a mantenere quel decoro necessario a rendere un centro storico bello e fruibile, e poi a questi imprenditori viene detto no, smontate tutto, senza nemmeno la possibilità di sistemare eventualmente quello che non è stato fatto secondo le normative, a detta di chi appunto contesta questi deor. E questo è l'assurdo, come è assurdo che si ritengano non di facile rimozione delle strutture che sono facilmente amovibili, quando ad esempio sulla spiaggia sono ritenute altrettanto di facile rimozione delle strutture come le cabine, che sono in cemento ma sono di facile rimozione perché non hanno delle fondamenta. Allora bisogna che qua le istituzioni si chiariscano, che venga uniformata la normativa e soprattutto che se ci sono degli accordi fatti e si dà un ok, quell'ok poi sia definitivo per non danneggiare economicamente delle categorie che sono già in affanno, per non rovinare un lavoro fatto di concerto anche con le istituzioni, con l'ente locale, con il comune, per ridare vita al centro storico, e poi ci si trova in ginocchio e ci si trova tutti i giorni polemiche, giustamente contestazioni sui giornali, perché gli imprenditori locali non vengono assolutamente aiutati nella loro attività.